Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato esercitazioni nucleari coinvolgendo truppe posizionate vicino all'Ucraina, come annunciato dal Ministero della Difesa di Mosca. Le esercitazioni coinvolgono la Marina e le truppe di base nella regione confinante con l'Ucraina. Il comunicato del Ministero afferma che su istruzioni del comandante in capo supremo delle forze armate russe si sono avviate preparazioni per aumentare la prontezza delle forze nucleari non strategiche. Mosca possiede il più grande arsenale di armi nucleari del mondo e l'operazione è volta a garantire l'integrità territoriale e la sovranità della Russia in risposta a dichiarazioni provocatorie e minacce da parte di funzionari occidentali. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che queste esercitazioni sono una risposta alle dichiarazioni occidentali sull'invio di truppe in Ucraina, sottolineando la necessità di misure speciali in una spirale di tensione senza precedenti. Il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, ha ribadito in un'intervista che né l'Ucraina né l'Occidente sono pronti per un dialogo serio su una soluzione pacifica, lamentando la mancanza di interlocutori seri. Lavrov ha evidenziato che le dichiarazioni della leadership ucraina, americana ed europea non indicano una volontà di dialogo. La situazione evidenzia una crescente sfiducia, una mancanza di prospettive per una risoluzione diplomatica del conflitto.